Ciao a tutti e buonasera, puntata numero 19 di Tax Show Live. Una puntata davvero interessantissima. Saluto tutte le persone, gli imprenditori che si stanno collegando questa sera, anche perché ormai, come sapete per chi ci segue da tante puntate, abbiamo sempre parlato di quello che stava per accadere a fine maggio, che poi è stato posticipato a fine agosto. Adesso siamo a metà ottobre e si ventilava, comunque si poteva immaginare, uno spostamento della ripresa di Agenzia delle Entrate e Riscossione a fine novembre, è qualcosa che noi abbiamo chiesto in maniera davvero importante, o anche a fine dicembre. Le cose purtroppo non sembra che stiano andando in questa direzione e andremo ad affrontare questa tematica durante tutta la puntata di Tax Show Live e affronteremo anche dei temi assolutamente interessanti e andremo a vedere effettivamente le risposte alle vostre domande. Come al solito, durante Tax Show Live non sono solo, insieme a me normalmente c'è l'avvocato Simone Forte, che questa sera non sarà con noi per impegni presi già da 4 mesi, insomma, andando indietro, ma con me ci sarà il grande compagno, il dottor Mauro Finiguerra, e chiedo alla regia di farlo entrare. Ciao, buonasera a tutti. Questa sera siamo soli, dobbiamo cercare di dare più ritmo alla puntata. Si sentirà la mancanza dell'avvocato Forte, che magari ci starà guardando in questo momento e che salutiamo. Quindi Mauro, abbiamo una grande responsabilità. Puntata numero 19, cioè siamo arrivati veramente lunghi. Sì, siamo diventati praticamente maggiorenni da un anno, da una settimana, e sono sicuro che anche quanto ci mancherà Simone, anche noi mancheremo Simone, ma faremo di tutto per fare in modo che il suo buon nome venga anche da noi sostenuto e confermato. E anticipiamo una cosa, che nella prossima puntata, quindi quella di lunedì prossimo, saremo ovviamente insieme a Simone Forte e anche ad un altro ospite, e quella puntata sarà davvero incredibile, perché oggi, Mauro, siamo al 5, settimana prossima saremo al 12, quindi a 3 giorni al, ma non lo diciamo ancora, lo vedremo a brevissimo. Nel frattempo chiedo alla regia di mandare la sigla. C'è Carlo Carmine. Eccoci Mauro, ben ritrovato nuovamente. Continuo a salutare tutti quanti con il solito invito. Cerchiamo di condividere questa diretta perché, Mauro, diciamoci un po' la verità. Nei mesi precedenti abbiamo cercato di dare tantissime informazioni a tutti gli imprenditori che ci hanno seguiti, però in questo momento è davvero importante, perché sta per cambiare completamente il paradigma di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Non voglio scendere nel dettaglio, ma vogliamo invitare Mauro con forza a tutti quanti a condividere questa diretta. Assolutamente sì, anche perché purtroppo adesso è il momento in cui i nodi verranno al pettine. È finita l'estate, l'Italia è paese notoriamente turistico, quindi quelle attività che in agosto qualche cosa, nonostante il Covid, sono riuscite a fare, adesso dovranno affrontare i mesi ancora più difficili. Verrà ovviamente la sospensione del divieto di licenziamento, ricomincerà, come vedremo fra poco, la riscossione con tutte le attività esecutive, riprenderà l'obbligo del pagamento delle imposte, già in corso dal 16 di settembre anche il pagamento delle imposte arretrate, e quindi saranno purtroppo mesi nei quali saremo tutti quanti messi a durissima prova, soprattutto le imprese che più di ogni altra hanno sofferto da questa crisi emergenziale, della quale peraltro, caro Carmine, non vediamo la fine, perché di nuovo si parla di conferma dell'emergenza addirittura fino al 31 gennaio.
E adesso ti racconterò quello che mi è capitato questa mattina che mi ha fatto venire davvero i brividi, Mauro. Allora, invito tutti quanti, per chi ancora non l'avesse fatto, ad iscriversi chiaramente al canale YouTube o comunque al canale di Facebook. È l'ultima settimana che c'è in edicola insieme ad Economy, il libro, ecco qui lo faccio vedere, Patrimonio, Trust e altre tutele. Settimana scorsa, quindi per chi volesse può approfondire la puntata precedente, la numero 17, dove abbiamo avuto il piacere di avere insieme a noi il direttore Sergio Luciano di Economy e che ha presentato il libro con noi. Mauro, ti voglio dire, prima di entrare un pochettino negli argomenti di economia e di attualità, questa mattina mi trovavo all'aeroporto di Barcellona. Ricordo che appena era terminato il lockdown, ero andato all'aeroporto, stavo venendo a Milano e avevo fatto un video che avevo poi anche postato su Facebook. E mi erano venuti, ti sto parlando quindi adesso di maggio, giugno, non ricordo bene la data, comunque i brividi da quante poche persone ci fossero all'aeroporto. Avevo girato questo video e volevo far comprendere effettivamente di come almeno finalmente si stava uscendo dal lockdown e con uno stato d'animo molto appesantito si incominciava a rivedere la normalità, poter prendere un aereo. In aeroporto non c'era nessuno. La cosa triste è che questa mattina, a distanza ormai di qualche mese, e si parla del 5 di ottobre, ero all'aeroporto del Prat di Barcellona, erano più o meno le 7 meno un quarto, quindi le 6:45, e ancora non c'era nessuno. Quindi stiamo parlando ormai del 5 di ottobre, e ti dico solo che i collegamenti tra Barcellona e Milano erano 12 al giorno su 3 aeroporti, c'era l'Italia, EasyJet, Vueling, Ryanair. Pensa, Mauro, che da 12 voli, e questo ha un impatto chiaramente che vale per tutti, io sto portando solo l'esempio che ho vissuto, due voli, cioè da 12 voli, due voli non pieni. Certo. Questo per dire davvero a che cosa stiamo andando incontro. Assolutamente. Cosa mi dici, Mauro, invece giù dalle tue parti? Infatti ti volevo dire che ovviamente quello che tu dici sembra che sia una cosa, dispiace per l'emergenza. No, dobbiamo pensare che sono 12 voli in meno di circa 200 persone ciascuno che non arrivano in Italia e che significa che non fanno girare l'economia italiana. Poi lo moltiplichi. Una destinazione, Barcellona. Una destinazione, poi lo moltiplichi per tutte le destinazioni, per tutte le altre origini che dovrebbero arrivare in Italia e ti rendi conto di quello che sarà purtroppo il prossimo futuro, insomma il futuro dei prossimi mesi, che purtroppo, considerato che anche le altre nazioni soffrono anche più di noi, chiaramente provocherà un effetto a catena. E per quanto riguarda invece le mie zone, e purtroppo tu hai visto le fotografie che ti ho mandato, e probabilmente anche questo è un segno dei tempi che dobbiamo comunque cominciare ad esaminare, si è creata una situazione meteorologica straordinaria, per la quale purtroppo in cima alle montagne, noi siamo sotto le Alpi del Mare, io vivo a Sanremo, come sai, e nella zona del Basso Piemonte, collegamento con Sanremo, c'è una strada di 60 km circa, che passa fra Italia e Francia. E sono le Alpi, le famose Alpi del Mare, cominciano da noi siamo vicinissimi, abbiamo montagne alte 3.000 metri a 50 km da casa. Qui si è verificato questo fenomeno straordinario meteorologico che purtroppo ha provocato una devastazione di carattere incommensurabile, perché quei 60 km di strada del Col di Tenda non esistono più. Carmine, sono crollati i ponti, le strade, le case, addirittura a Ventimiglia purtroppo, a Ventimiglia sapete che è una zona molto difficile per i migranti perché stanno lì in attesa di poter entrare in Francia, è stato chiuso il centro di accoglienza e probabilmente alcuni di loro vivevano sotto il ponte che è stato spazzato via. Noi speriamo che si siano salvati tutti, ma oggi il mare ci sta restituendo tanti corpi e queste cose magari non passano in televisione, ma la verità vera è che noi eravamo già a grande prova da Covid, abbiamo l'economia distrutta, soprattutto Ventimiglia è stata allagata completamente, tutte le attività artigianali, commerciali ovviamente sono completamente chiuse e questo sarà certamente un ulteriore gravissimo problema da affrontare. Vedo che Diego dal Salento risponde proprio a quello che stavo dicendo io per i voli.
Prima del Covid c'erano ben 8 voli, adesso sono scesi a 2, 1 a seconda dei giorni della settimana. Certo, certo. E questo ha un impatto sull'economia devastante, considerando certo. anche tutti i vari blocchi che stanno immaginando ancora di mettere. Cioè c'è stato un momento in cui si parlava, in particolar modo in Campania, di mettere di nuovo i blocchi tra regioni, quindi che non ci si poteva muovere tra le stesse regioni italiane. Ampliando un po' il discorso, prima di entrare nel punto più dolente, perché purtroppo noi lo stiamo dicendo da mesi, e a me dispiace molto, Mauro, perché tra un poco tanti imprenditori saranno già in ritardo, ma lo vedremo a brevissimo. Facciamo un quadro generale. Vogliamo vedere questa slide? Sì. Allora, Carmine, qui entriamo in un dibattito un po' particolare. Ne abbiamo parlato tante volte, e ne abbiamo parlato tante volte perché avevamo segnali contrastanti, e questi segnali contrastanti ancora oggi rimangono, ma mentre prima erano contrastanti perché erano fonti diverse che dicevano cose diverse, adesso queste fonti sembrano allinearsi, ma non sembrano dire quello che in realtà sta avvenendo. E lo vediamo con queste slide che abbiamo oggi davanti. La prima, questa, ci parla del Recovery Fund del NADEF, che è il documento di economia e finanze che viene presentato. Adesso doveva essere presentato entro metà settembre, ma è in ritardo per naturalmente aspettare che arrivino le prime riforme, quantomeno l'intenzione di riforme per poter accedere al Recovery Fund, ma già qua parliamo di associazioni di categoria che ritengono che il PIL crollerà dell'8,9%. E qua ci facciamo la prima domanda: ma come 8,9%? Abbiamo parlato di 14, addirittura un peggiorativo 18 se ci fosse stata un'ulteriore chiusura, un altro lockdown. Come ci siamo arrivati all'8,9%, con il quale il governo non riesce comunque a far quadrare i conti? E adesso lo vediamo. Ecco, e questa è di nuovo la differenza fra questo articolo ci invita a ragionare su quella che è la differenza che ci potrebbe essere in caso di nuovo lockdown. Qualsiasi sia il dato negativo di PIL, ci dobbiamo aggiungere almeno altri 3 punti per arrivare a quello che è il totale nel caso di ulteriore chiusura. Ma soprattutto la cosa più importante qua non è tanto quello che perdiamo, che è già gravissimo, ma è la ripresa, che qui si parla di una ripresa che slitterebbe al 2022. E adesso andiamo a vedere. Allora, qui abbiamo 2 fonti fondamentali. La prima è quella del Ministero delle Finanze, il NADEF, e la seconda è quella dell'OCSE, che non sono mai state allineate, perché l'OCSE parlava di un 12-14% e il ministro Gualtieri parlava di un 8-8,5-9% al massimo. Diciamo che una è una fonte internazionale e altri sono i conti fatti in casa. Esattamente, perfetto. E adesso ci troviamo che il MEF, cioè il Ministero delle Finanze, internamente cede qualcosina e parla di un 9% con possibilità di arrivare a un 10,5, e l'OCSE su questo 10,5 mette un atto di fede e dice: beh, io avevo valutato un 12, 11 e 3, dai, vediamo se chiudiamo al 10,5%. Però attenzione, l'OCSE ci dice: io non ho così fiducia che tu riesca a recuperare un 5% nel 2021. E infatti, se guardiamo poi la slide che viene successivamente, vedremo, eccoci qua, che tendenzialmente quello che si prevede è addirittura una crescita massima dell'1,8% nel 2021 contro una crescita attesa di almeno il 5%. Questo dato è un dato che sembra poco, ma in realtà dobbiamo ragionarci, perché se perdiamo il 10,5, l'11 adesso e l'anno prossimo recuperiamo il 2, solo per una questione matematica, vuol dire che a recuperare quello che abbiamo perso oggi ci mettiamo minimo 6 anni. E, no, oggi... e voglio far vedere una slide che è impressionante. Ecco, questo. E oggi dove siamo? Oggi siamo qui. Evidenziamo che c'è un grafico dove c'è la crisi del 2008, la crisi del 2012, e guardate come scende giù la crisi del 2020. Qua parliamo di trimestri. Quindi attenzione, non è il dato assoluto dell'annualità, ma è la variazione trimestre su trimestre. Vai Mauro. Sì, allora intanto qui parliamo di dati Istat, e i dati Istat non sono né MEF né OCSE. Il MEF fa le proprie elaborazioni,
usando i dati Istat, ma poi li rielabora. L'OCSE fa rilevazioni internazionali che ovviamente poi vengono messe a confronto con quelle ufficiali. Queste sono quelle che derivano dai dati che vengono raccolti dall'Istat, cioè gli unici dati ufficiali che abbiamo in Italia comunemente accettati. Ed è un'analisi fatta per trimestri. Si confronta il terzo trimestre dell'anno con il terzo trimestre di ogni anno precedente fino al 2005. Ecco, questo è il peggior dato degli ultimi 15 anni. E vabbè, ci sta. Ma la cosa che veramente è impressionante è che è un meno 18% il terzo trimestre. E il terzo trimestre è quello dell'estate. È quello dove in teoria avremmo dovuto perdere meno. Quindi questo tendenziale 10,5 con un recupero molto lento, secondo me ancora oggi è molto ottimistico, perché se nel terzo trimestre, che è quello dove dovevamo andare più forte, abbiamo perso il 18. Mauro, la cosa impressionante, sai cos'è? Che noi facciamo vedere questi numeri per comprendere, e faccio vedere la prossima slide, e poi voglio parlare di un post che sta girando in questi giorni su Facebook. Che cosa significano questi numeri e queste slide? Perché altrimenti sembra che stiamo parlando di grafici. Cioè, certo. Vogliamo parlare un attimo di queste due aziende per far capire l'impatto sull'economia reale e poi parliamo di un posto che sta girando. Sì, questo, ecco, quei numeri significano questo. Colossi che hanno resistito per decenni, hanno sempre prodotto grandissimi risultati. Adesso abbiamo messo questi perché sono gli ultimi due, ma nelle puntate precedenti abbiamo fatto vedere anche altre grandi aziende che si sono fermate a causa del Covid. H&M è il colosso dell'abbigliamento e della moda, soprattutto nei paesi anglosassoni, ed è una potenza incredibile, eppure sta pensando di chiudere 250, anzi chiude 250 punti vendita. 250 punti vendita è un numero, ma attenzione, 250 punti vendita quando va male sono 5.000 posti di lavoro persi, perché in ogni punto vendita lavorano dalle 20 alle 30 persone, quindi dai 5.000 ai 10.000 posti di lavoro persi, 5-10.000 famiglie che non sanno come andare a trovare i soldi per campare. E sotto, ancora più grave, lo storico marchio di jeans Rifle, che tutti quanti conosciamo, almeno quelli della mia età, non so, quelli più giovani, non so, noi ci siamo cresciuti con questo marchio di jeans che purtroppo è fallito, e che ha ricevuto il colpo di grazia proprio dal Covid, nonostante che, esatto, già era un stato di crisi, quindi non è, diciamo, che ha subito il colpo, diciamo, potentissimo durante il Covid, però, come si dice, ci sono tante persone che effettivamente, ha tante aziende che in questo periodo, con l'aggravarsi delle situazioni, hanno avuto chiaramente l'ultima possibilità di portare avanti la propria azienda. Però qui mi permetto una notazione, Carmine, che è una cosa che noi abbiamo sempre detto, no? E cioè, è vero che era già in crisi, sicuramente avevano una situazione, noi non la conosciamo, quindi non possiamo parlare. Però se questa famosa potenza di fuoco è stata, cioè doveva essere realizzata con tutte quelle misure... Parli del bazooka. Se doveva, cioè voglio dire, avrebbe potuto essere un'opportunità, e invece purtroppo è stata la parte, cioè diciamo proprio il colpo finale. È questo che non va bene, capito? No? Perché vuol dire che le misure non sono state sufficienti per trasformare la crisi in un'opportunità. Va bene, io cosa voglio dire, Mauro? Perché abbiamo fatto vedere questo quadro? Per fare questo ragionamento. C'è stato il primo momento del Covid dove tutti siamo rimasti spiazzati, chi più, chi meno. Mi permetto di dire, Mauro, di magari non è la cosa giusta, non è la cosa perfetta, però per eliminare un po' di responsabilità comunque al governo che si è trovato ad affrontare una situazione che mai si poteva immaginare. Certo. Ovviamente tantissimi possono dire, anche noi siamo stati ipercritici nel dire che si potevano mettere in campo comunque delle altre azioni, ma ci può stare quando sei colpito alle spalle da qualcosa che non ti aspetti, magari non riesci a reagire, non hai in quel momento le giuste capacità, ci può stare per un mese, due mesi, tre mesi. Quello che non ci può più stare è che dopo aver visto i danni che si sono creati per il Covid, per le chiusure, per comunque il lockdown, si ritorni a parlare con leggerezza delle stesse misure. Certo.
Assolutamente sì. In effetti questo è uno dei problemi più grossi che si sono poi verificati anche a seguito di questo prolungamento e queste misure che sono state riprese in mano diverse volte, riadattate, e quasi come se la prima non è mai stata, allora si dice sempre buona la prima, in questo caso la prima per carità non poteva essere buona, ma la seconda sì. La terza doveva essere ormai a posto e lo vediamo perché gli altri paesi, in ogni caso, hanno terminato il periodo emergenziale, hanno chiuso il conto con la crisi più dura e anche se hanno tanti problemi che stanno cercando di risolvere, però hanno messo la parola economia almeno a pari di quello che è il discorso della protezione della salute. Questo non vuol dire che non si debba stare attenti e noi italiani, e grazie a Dio questa attenzione l'abbiamo, siamo anche un popolo che alla fine se ti dicono di mettere la mascherina te la metti, perché ma, io vedo... ad onor del vero, giusto per essere chiari, comunque in Inghilterra e in Francia la situazione è ben peggiore, la stessa Spagna, non tanto nella zona dove vivo io in Catalogna, che sicuramente è in una situazione complicata, ma Madrid, la regione di Madrid davvero sta vivendo un momento difficilissimo. E pensa che lì effettivamente Inghilterra, Francia, come Parigi e Madrid, si sta parlando di lockdown vero, cioè quindi comunque di chiusura di tutte le attività per 10-15 giorni per cercare comunque di ridurre l'improvviso aumento delle infezioni, dei contagi, che comunque è diventato davvero un numero importante. Ma quello che mi chiedo io però, Mauro, è possibile immaginare che io cammino per strada da solo e debba mettere la mascherina? Infatti, allora qui dobbiamo stare molto attenti, Carmine, perché ovviamente il modello italiano sotto il profilo dei contagi, dell'aumento dei contagi, in questo momento ci fa, non dico ben sperare, ma insomma ci dà una sorta di controllo. E dipende sempre dai tamponi che fai, perché sì. Se ne vuoi più, ne trovi di più. Perché statisticamente, Mauro, statisticamente, almeno sì. Da quello che ho visto io in Spagna e in Francia, su un campione, ma che sia davvero un campione preso di 10.000 persone, il 2% più o meno può risultare comunque di aver contratto il coronavirus, di essere stato con il 2%. Vuol dire che se tu fai oggi il tampone 60 milioni di italiani, dovresti aspettarti più o meno 1,2 milioni di contagiati. È vero, è così, e ci starebbe perfettamente quasi come una normale influenza, se non fosse che purtroppo il Covid abbiamo capito e scoperto che è molto più pericoloso. Si è scoperto anche come curarlo diversamente, mi sembra di aver capito senza entrare nei dettagli, quindi in qualche modo però noi, l'Italia ha dato una risposta. Mauro, giusto per far vedere, ovviamente, sempre con la mascherina, distanziamento sociale, quindi attenzione che non stiamo dando, esattamente, non stiamo certo. Dando un messaggio di dire liberi tutti, il contrario, siamo di attenzione massima, ma la stessa identica attenzione sull'economia. E mi permetto di essere un provocatore e lo continuo a ripetere, Mauro, a me non piace che prendere determinate decisioni sulla pelle di tantissimi imprenditori e tantissimi italiani siano persone che continuano a prendere lo stipendio dall'8 marzo ad oggi di 20.000 euro al mese. Questo lo trovo incomprensibile, perché vivono al di fuori della realtà, non si rendono conto di anche una semplicissima dichiarazione fatta davanti alle televisioni o in radio, l'impatto negativo che può avere un decimo di secondo dopo. Ho visto imprenditori fermarsi prima di fare un investimento perché sentono alla radio di politici che dicono da qui a breve richiuderemo le attività, gli orari, i locali, cioè determinati tipi di comunque strutture, e questo non va assolutamente bene. Ci vuole un senso di responsabilità nazionale assolutamente diverso rispetto a quello che stiamo avendo, che, perdonami Mauro, ma mi sembra che siamo sempre in campagna elettorale. È così, e ti dirò che a volte i messaggi che arrivano sono molto contraddittori, questo senza fare critiche a nessuno, ma è vero quello che dici tu, no? È vero che si tende a spaventare la gente e dall'altra parte si tendono a introdurre misure per costringere la gente a investire. Cioè,
Perché ti devo costringere a investire da una parte e spaventarti dall'altra? Ti rilasso da una parte, così tu sei più portato a investire, naturalmente, no? E questo manca, effettivamente. Dico anche un altro paradosso. Allora, si continua a dire che il Covid è pericolosissimo, questo chiaramente la politica, che il Covid bisogna fare assolutamente attenzione, che se hai una certa età praticamente puoi morire dall'oggi al domani. Poi si lamentano, è questo che poi non comprendo, che gli insegnanti di una certa età non vadano a scuola. Cioè, ma se tu prima fai questo tipo di campagna e metti terrore, è ovvio che poi dall'altro lato ci sono persone impaurite. Sei tu stesso. Come poi puoi lamentarti del fatto che non ci siano professori e insegnanti? Anche perché non se ne parla, Mauro, ma io con tantissimi amici che hanno comunque figli a scuola dicono che sono situazioni paradossali e quasi ridicole, barzellette. Non ci sono insegnanti, su 5 insegnanti una classe ne ha solo uno, i bambini non sanno praticamente con chi devono proseguire l'attività scolastica, vengono quasi abbandonati nelle aule senza fare compiti o comunque, insomma, alla mercé non si sa di chi e di cosa. Io aggiungo solo una nota di colore: abbiamo visto, non so se tu hai visto su Facebook, quella scuola che forse era proprio in Campania e dove il bidello al mattino misurava la temperatura mettendo la mano sulla fronte. È una soluzione bellissima, per quanto empirica, però voglio dire, pensa a quanto si ha fiducia nella misurazione umana della temperatura e nella capacità di quella persona di distinguere chi avesse la febbre da chi non l'avesse. Ecco, arriviamo a questi paradossi, no? Dove deve supplire l'ingegno, la disponibilità, la forza di volontà dell'individuo, perché il sistema non ti aiuta. Io ultimamente devo dire che ho visto anche, io viaggio parecchio, lo sai Carmine, quindi negli autogrill e in altri centri pubblici ho visto finalmente comparire telecamere che prendono la misurazione della temperatura, quindi un maggior controllo, e questo è fondamentale, perché se noi riuscissimo a introdurre un maggior controllo nei punti strategici nevralgici, probabilmente potremmo dire alle attività: riprendete, perché c'è comunque un controllo che identifica e individua immediatamente quelli che potrebbero essere le fonti di un contagio, insomma, no? Ecco, ma questa misura che oggi è presa di spaventare e di non consentire dall'altra parte di investire, qualche cosa che non funziona ce l'ha per forza. Comunque, Mauro, quel post di cui stavo parlando prima praticamente parla e inizia così: non muore nessuno se si evita di andarsi a fare un massaggio, ad esempio, dall'estetista. Peccato che magari quell'estetista è l'attività di tua mamma, o da quell'estetista magari ci lavora tua figlia. Non muore nessuno se evitiamo di andare al ristorante. Peccato che magari quel ristorante è di tuo figlio o ci lavora comunque tuo marito. E così via su tutte le attività. Bisogna fare molta attenzione, perché se è vero che esiste la globalizzazione, che quindi siamo tutti interconnessi a livello mondiale, vi assicuro che esiste anche qualcosa che è molto più forte della globalizzazione, che è la realtà sotto casa. Quindi attenzione, il fatto di non andare a prendere un caffè, il fatto comunque di non entrare in un negozio, di non fare un acquisto, di fare tutto comunque in maniera da non permettere alle persone di lavorare. Oggi all'aeroporto i bar erano vuoti, Mauro, normalmente non ti potevi fermare a fare colazione perché c'era la fila che non ti permetteva davvero di arrivare al bancone, vuoti, Mauro. Lo vediamo. Non so dove stiamo andando. Bisogna avere la forza di poter comprendere che ci vuole giusto equilibrio e iniziare a guardare i numeri veri. Ripeto, sempre per essere chiari, Mauro, falla vedere anche tu. Sì, assolutamente. Diciamo, sentenza alla mano, mascherina alla mano, ok? Giusto per essere chiari, distanziamento, mascherina, ma cerchiamo di fare tutto, ma con semplicemente avendo più attenzione. Una buona notizia prima di iniziare, purtroppo, su quello che abbiamo anticipato da mesi e che oggi con delle dichiarazioni ufficiali sembra di essere stato comunque messo il punto fine. Ma una notizia. Vai Mauro, una buona notizia.
Allora, questa notizia è quella che, cioè, voi sapete, ricordate che la scadenza dei pagamenti a saldo e primo acconto delle imposte dirette, quindi IRPEF e IRES, società e persone fisiche, del 2020 doveva scadere al 30 giugno, era stata prorogata al 20 di agosto per i soggetti categorie ISA e i forfettari, e il governo non ha voluto assolutamente prorogarla più, quindi quella scadenza era rimasta così, assolutamente non prorogata, e tutti hanno cercato di fare lo sforzo massimo per versare, tanto che poi vedremo che questo effetto si è verificato. E però adesso il governo, con questo emendamento, attenzione, stiamo parlando, Carmine, importante, stiamo parlando di emendamenti, cioè stiamo parlando di proposte di conversione in legge del decreto agosto, e quindi stiamo parlando di proroghe che dovrebbero arrivare confermate fino al 30 di ottobre di quei famosi versamenti che scadevano il 20 di agosto. Così come l'emendamento che noi attendevamo, ed è quello di cui parlavi prima, cioè della sospensione, della proroga della sospensione delle cartelle esattoriali e della ripresa degli atti esecutivi, invece la notte di sabato e domenica è stato drammaticamente bocciato. E quindi al momento le notizie che abbiamo sono queste. Nel frattempo, da una bella notizia si arriva subito alle notizie negative. Si parla di una riduzione delle detrazioni per quel che riguarda le persone fisiche, quindi si dovrebbe arrivare a seconda poi del proprio reddito ad una detrazione minima del 2%, che vuol dire zero, quindi è inutile poi dire il 2% perché sembra veramente che faccia sorridere. Quindi attenzione. Dopodiché, Mauro, io voglio anche dire una cosa. In un'ottica di riorganizzazione, a mio avviso potrebbe anche esserci un andare ad eliminare tantissime detrazioni e tantissime agevolazioni, ma in un'ottica di immediata riduzione fiscale e non con la solita cantilena di paghiamo tutti, paghiamo meno, perché la solita slide che facciamo vedere, siamo sempre di fronte a 250 miliardi di costi della burocrazia, Mauro. Quindi fra burocrazia e tanti buttati e sprechi, io credo che non ci sia bisogno di andare assolutamente a ritoccare e a ridurre chiaramente questo tipo di detrazioni, ma invece si possa immediatamente agire sulla riduzione delle imposte. Sì, sono, ecco, questo qui è appunto la cash flow tax, Carmine, è il famoso risultato di quello che dovrebbe diventare il punto principale della riforma fiscale. Allora, qui due parole su quello che tu hai detto, bisogna farle un secondo, nel senso che perché quei 250 miliardi di sprechi ci sono? Perché non sono state fatte le riforme, la riforma della giustizia, la riforma fiscale, la riforma del lavoro prima di tutto, no? E noi parliamo sempre di riforma delle pensioni e della sanità, ma non sono quelle più, per assurdo, non sono quelle più importanti. Quelle più importanti sono riforma giustizia, riforma fiscale, riforma del lavoro, che da sole cubano sicuramente almeno quanto tutto il dato dell'evasione, sicuramente cubano oltre gli 80-100 miliardi. Quindi stiamo parlando dello stesso recupero dell'evasione che ipoteticamente è stata indicata. Aggiungiamo sempre una cosa, Mauro, perché ci tengo, che quando si parla di evasione, io credo che sia sempre importante far vedere comunque un dato, eccolo qua, lo stavo recuperando, cioè, ricordiamoci che si parla sempre di evasione davanti a questo dato. Ah certo, stiamo parlando del nostro dato aggregato, che è il 64,5% di somma fra la pressione fiscale e la pressione contributiva, quindi siamo già pagando un importo, e questo qui l'abbiamo già detto, ma lo faremo vedere presto quando passeremo a far vedere magari un po' più nel dettaglio anche gli accertamenti, faremo vedere quanto rimane in tasca un imprenditore o un professionista davanti all'emissione di una fattura o di una parcella di 1.000 euro, così vedremo effettivamente quanto di fatto può portare a casa un imprenditore professionista o un contribuente e quanto poi riesce ovviamente a sopportare di imposte. Il presidente di Confindustria ha proposto un paio di giorni fa comunque di rendere dichiarativo il pagamento delle imposte ai dipendenti. Il che vuol dire che vorrebbe, alla proposta, equipariamo il libero professionista, l'imprenditore al dipendente, o meglio, il dipendente a loro. Quindi non più con una ritenuta alla fonte con dove vengono raccolte le imposte e i contributi, giusto Mauro? Sì. Ma al contrario, io do i soldi lordi al dipendente
e a questo punto è lui che farà la sua dichiarazione, o meglio la precompilata, certo. La precompilata fa la sua dichiarazione e sarebbe lui a versare direttamente le imposte. Di questa credo provocazione è una provocazione, credo che solo una provocazione può essere, ma è una provocazione mirata in maniera perfetta. E perché? Perché la cash flow tax vuole essere un portare quel 1.800.000 di partite IVA semplificati e forfettari che dovrebbero entrare nel regime di cassa, li vorrebbero far diventare esattamente come i dipendenti, tanto che si farebbe il prelievo fiscale delle imposte ogni mese. Quindi praticamente è come se fossero dei dipendenti, gli arriva una dichiarazione precompilata dallo Stato ed ogni mese pagano le imposte, diventando sostanzialmente dei dipendenti dello Stato. Credo che la provocazione del Presidente di Confindustria sia esattamente questa. Dice, ma allora se voi volete far diventare anche le partite IVA come dei dipendenti, facciamo il contrario, facciamo diventare i dipendenti come le partite IVA e quindi diamo ai dipendenti la possibilità di decidere come spendere il loro carico fiscale, diamogli tutti i soldi e poi loro a fine anno ti verranno a dichiarare quello che devono pagare di imposte e vedremo se riusciranno almeno loro a pagartele se non gliele porti via tu mese per mese. Però ovviamente io sono certo che in quel caso dichiarerebbero sempre il 100%. Certo, chiaro, questa è la critica che fanno sempre a chi subisce il 64% di fiscalità. Sono certo che in quel caso invece sarebbero assolutamente ligi, giusto al dovere. Questo finché non avremo la controprova dei fatti non lo possiamo dire. Quello che è certo è che ti dico che ci è capitato spesso, e questo è perché lo dico, perché poi noi sembra che facciamo discussioni sui massimi sistemi, ma in realtà parliamo di cose molto concrete sempre, no? È capitato spessissimo di avere il datore di lavoro imprenditore messo sotto accertamento fiscale perché appunto non paga i contributi dei dipendenti, eccetera, no? E tante volte si è scoperto che magari i dipendenti li pagava non soltanto con l'ufficiale in busta, ma magari anche con delle parti non dichiarate, che il dipendente giustamente percepiva in maniera molto soddisfatta, cioè, chiaramente quelli sono denari che puoi spendere senza problemi. Allora, sai dove si sono arenati? Ti ricordi dove si sono arenati questi? Si sono arenati questi accertamenti quando noi abbiamo detto all'Agenzia delle Entrate, facciamo così, se voi ci accertate il datore di lavoro, noi chiediamo l'accertamento di tutti i dipendenti. E quando si parla di accertare i dipendenti, chiaramente comincia a venire l'orticaria, no? Quindi diciamo che a volte si devono usare strumenti non del tutto istituzionali, ma non per non fare le cose bene, per far capire che ci sono corresponsabilità nella gestione di un'impresa che coinvolgono anche i dipendenti, insomma. Allora Mauro, purtroppo abbiamo visto un po' la situazione economica, c'è da dire che la crisi davvero è stata molto dura e con queste prossime chiusure, anche se dovessero essere parziali, se dovessero essere mirate, sicuramente la ripresa si allontana, ormai i dati sono chiari, la V di cui si parlava, quindi la grande discesa con la grande salita, ormai è diventata una grande discesa, ne parlavamo prima con una L, quindi si scende e si va dritti, in maniera abbastanza piatta. Quindi, e purtroppo sai che segno è questo. Assolutamente, quindi bisogna davvero, come si dice, considerare che finanziariamente lo Stato adesso è davvero in difficoltà. E infatti noi ci auguravamo comunque di avere uno spostamento della ripresa della discussione al 30 di novembre o al 31 di dicembre, o ancora meglio, noi abbiamo sempre proposto di prevedere una rottamazione quater, lo abbiamo sempre detto a gran voce, quindi prendere tutto il debito fiscale pregresso, iniziare una rateizzazione togliendo chiaramente le sanzioni e gli interessi a 10 anni con un pagamento mensile. Io credo che era l'unica soluzione davvero per aiutare gli imprenditori in difficoltà. Sì, assolutamente. Invece, purtroppo Mauro, devo far vedere questa slide. Quindi quello che noi dicevamo ormai da mesi sembrerebbe, secondo le dichiarazioni di Gualtieri, quindi di ieri e di oggi, anzi credo che siano proprio dichiarazioni di oggi 5 di ottobre, lunedì, che purtroppo invece è stato messo un punto fine alla proroga, queste sono le dichiarazioni di Gualtieri di oggi, della discussione. Tornano le tasse. Sì, e questo è il punto.
che secondo me, e di nuovo per carità, secondo le analisi che facciamo e che guardiamo, che vediamo, si parte sempre da un presupposto, che c'è una visione della realtà da parte del Ministero delle Finanze e del Ministro delle Finanze che probabilmente siamo noi che non abbiamo, noi diciamo, considero gli addetti ai lavori quelli che stanno un pochettino più attenti a verificare gli emendamenti, a guardare l'andamento dei dati statistici e tecnici, no? Ma c'è qualcosa che non funziona, perché o il Ministero delle Finanze vede una realtà che non vede nessun altro, oppure c'è qualcosa che non ci torna, perché è evidente che il 16 di ottobre succederà un disastro. Stiamo parlando 10 giorni. 10 giorni. E 10 giorni che tra l'altro sono 10 giorni che pesano molto sul destino delle persone, quindi l'invito è quello a chi ha qualche cosa in questo momento ancora da affrontare o in sospeso di usare questi 10 giorni bene, perché sono 10 giorni fondamentali, perché quando dal 16 ricominceranno a notificare le cartelle, ma soprattutto ricominceranno a notificare gli atti esecutivi, quindi le intimazioni di pagamento, le iscrizioni ipotecarie, i fermi amministrativi, i pignoramenti dei conti correnti, allora lì poi non ci sarà più tempo per niente, perché dopo si andrà soltanto a soffrire e sarà sofferenza pura. Allora, prova ad immaginare, Mauro, che cosa significherà fra 10 giorni. Poi entreremo nel dettaglio, perché comunque nelle dichiarazioni ci sono, tra virgolette, dei dettagli su certo. Come vorrebbero riprendere la discussione, che però ormai sembra certa. Quindi fino a ieri sera, insomma, c'era ancora qualche speranza di avere, o vabbè, come emendamento ormai sembrava quasi difficile al decreto di agosto, lo sappiamo, Mauro, cercavamo insomma ogni giorno di avere un po' di informazioni. Poteva immaginare, ma in qualche DPCM, quindi direttamente insomma in qualche norma degli ultimi giorni, ma le dichiarazioni non lasciano spazio a nessun dubbio. Attenzione, condividete questo momento, questa diretta, perché adesso rischiamo la vita. Rischiamo la vita imprenditoriale, rischiamo chiaramente la serenità familiare, e adesso non si può più scherzare. Noi l'abbiamo detto per mesi, abbiamo insistito di essere lungimiranti. Quello che abbiamo notato anche con Simone è che purtroppo tantissimi imprenditori immaginavano comunque quasi come se ormai Equitalia non fosse più un problema. Mauro, stiamo parlando di 8 mesi, 8 mesi di sospensione. Le persone si erano quasi abituate a dire non è un problema, sta tornando purtroppo il problema di prima. Sì, è proprio questo, un fatto anche psicologico, Carmine, molto forte, no? La tentazione di considerare che l'emergenza da Covid ha messo in crisi la mia impresa, ma in qualche modo poi il governo ha fatto misure che hanno sempre portato a un rallentamento della riscossione, secondo diciamo queste anche queste ipotesi, perché poi non è vero, è vero soltanto per quelli che effettivamente la crisi l'hanno subita. O comunque l'idea che l'imprenditore si può fare dicendo sì, ma tanto qualche cosa succederà, qualche cosa capiterà, in questo momento è finita. Ed è finita perché l'emendamento della proroga della sospensione è stato bocciato in commissione bilancio sabato notte dopo una discussione drammatica. Questo vuol dire che l'ultima speranza era quella che la commissione bilancio e tutti i tecnici che ne fanno parte dicessero a chi proponeva di evitare la sospensione, che è il Ministero delle Finanze ovviamente, le audizioni, no? Si fanno parlamentari, il Ministero dice secondo me si può riprendere, la Commissione sente quelle che sono le, insomma, quelli che sono gli stati d'animo della popolazione, delle imprese, poi va, ecco, è stato bocciato questo emendamento, al momento è stato bocciato. Questo vuol dire che c'è comunque una convinzione che il Paese ce la possa fare, che le imprese ce la possano fare, e che quelle che non ce la stanno facendo o non ce la faranno bisogna eliminarle dal mercato. Quindi è una decisione importante questa, perché vuol dire che c'è da parte del Ministero delle Finanze, non dico del governo, perché questa decisione è proprio del Ministero delle Finanze, il governo c'entra soltanto nel momento in cui può far approvare la conversione, magari con il voto di fiducia, ma questa convinzione che il Paese ce la possa fare, che ci sono imprese meritevoli e non meritevoli, significa aver fatto una scelta. E allora io vorrei che tutti quanti quelli che ci ascoltano questa sera capissero che questa scelta è stata fatta, e che se loro non ci rientrano in questa scelta, se noi non ci rientriamo, noi siamo tagliati fuori, o facciamo qualcosa per difenderci da soli, oppure per noi sarà purtroppo un periodo che ci costringerà
a chiudere le nostre imprese e andare a cercare alternative. Si parla, Gualtieri dice, su cartelle fisco ripartenza molto graduale. Quando nelle altre puntate, anche un po' offline, discutevamo, se ricordi Mauro, io quello che immaginavo è che comunque, anche perché se ti ricordi, e lo facciamo vedere dopo, era uscita la statistica di come è composto il debito, come è composto, insomma, le cartelle esattoriali, il montante, certo, è diviso per il 90% da importi sotto i 5.000 euro. 90%. Mentre il 10% supera i 5.000 euro, quindi per quelle che superano importi di 50, 100, 200, 300.000, stiamo parlando dell'ordine dell'1-2%. Quindi certo, valori assolutamente piccoli da un punto di vista di numero di cartelle certo, di azioni. Attenzione ad una cosa però, che ovviamente in questo momento, a mio avviso, non è scritto in questa dichiarazione, che cosa accadrà? Io credo che andranno ad aggredire gli importi alti, perché da un certo punto di vista faranno meno rumore, perché numericamente saranno molte meno, da un punto di vista economico permetteranno di poter concentrare le proprie risorse a livello aziendale, sto parlando adesso di agenzia, certo, di riscossione, su degli importi più grandi. Se prendi chiaramente un debitore più grande, è come se tu ne stessi prendendo 10 o 100 piccolini. Quindi io credo che adesso davvero gli imprenditori si troveranno come non si saranno mai trovati, perché tutte le forze e le energie saranno concentrate, secondo queste dichiarazioni e secondo il mio pensiero, quindi non è scritto questo, ma è quello che io posso immaginare, e che certo, si concentreranno sui debitori medio-grandi. Sì, questa è un'ipotesi assolutamente condivisibile, Carmine, perché ovviamente fai meno azioni e hai la possibilità di recuperare di più. Diciamo che quando, cioè, noi siamo un po' abituati alle affermazioni del Ministero delle Finanze, del Ministro, che insomma sono un po' estemporanee, nel senso che non sempre hanno corrisposto poi ai comportamenti effettivi che sono stati assunti poi dal Ministero. Quindi qui è veramente sibillino, no? Su cartelle fisco ripartenza molto graduale. Ma cosa vuol dire molto graduale? Se non accetti di rinviare, oppure di dire rinvio quelle sotto i 5.000 euro o rinvio quelle sopra i 5.000 euro, decidi di non farlo e quindi di riprendere la riscossione. Abbiamo già visto cosa è successo quando si è passati da Equitalia a Agenzia Entrate Riscossione, no? Il volto buono, eliminiamo il volto cattivo della riscossione e togliamo Equitalia e mettiamo Agenzia Entrate, che sarà molto più buona con i contribuenti. I risultati li abbiamo visti e si erano visti fin da subito per gli addetti ai lavori, perché in contemporanea con il passaggio da Equitalia a Agenzia Entrate Riscossione è uscito un decreto nel 2016, 196, che diceva all'articolo 3 quali erano le nuove attività che poteva fare Agenzia Entrate Riscossione, che Equitalia non le poteva fare. Agenzia Entrate Riscossione può usare le banche dati di Agenzia Entrate, può accedere ai conti correnti senza chiedere il permesso ai giudici, può fare fermi amministrativi senza fare precedenti azioni esecutive. Praticamente Agenzia Entrate Riscossione può fare quello che nessun altro può fare al mondo: intervenire direttamente sui beni dei debitori dello Stato senza il preventivo assenso della magistratura. Cosa che ovviamente prima... Mauro, come stavi iniziando a dire tu, la mia idea è che inizieranno ad aggredire i grandi debitori, medio-grandi debitori, certo, magari qualcuno potrebbe pensare e dire forse aggrediranno i piccolini, perché avranno un impatto economico diverso. Se io fossi azienda mi comporterei comunque in maniera diversa, andrei su quelli grandi e facendo anche meno rumore, perché certo, comunque mandare 9 milioni di cartelle è diverso che mandarne 300.000 ben mirate. Purtroppo questo lo vedremo fra pochi giorni, Carmine, perché avendo appunto negato la proroga di questa attività, Agenzia Entrate e Riscossione è pronta all'invio. Secondo le persone che ci stanno seguendo, scrivetemi grandi debitori o piccoli debitori. Secondo voi chi aggrediranno, i grandi o i piccoli? Quindi un debito grande o quelli che magari hanno 1.000, 2.000, 3.000 euro? Quindi grandi o piccoli? Scrivetemi solo o questa parola grande o quell'altra piccoli, per vedere proprio quale
il vostro sentore, perché le nostre sono ipotesi. Certo. Come giustamente dicevi tu, Mauro, è qualcosa che si vedrà da qui a pochissimo. Quindi scrivete grandi o piccoli, in modo da comprendere anche quali possono essere le vostre sensazioni. Mauro, nel frattempo quante ce ne sono? Allora, qui si parla di 9 milioni di cartelle esattoriali. Noi il conto l'avevamo fatto bene, abbiamo una diapositiva, una slide nella quale sono proprio indicati esattamente quanti e quali atti, però noi sappiamo che molto probabilmente sono molte di più, perché queste erano quelle alle quali ci eravamo fermati al 31 maggio, quando doveva ricominciare la prima volta la riscossione. Poi si sono accumulate tutte quelle che nel frattempo Agenzia Entrate in Riscossione ha predisposto per giugno, luglio, agosto, settembre, e quindi secondo me stiamo parlando di almeno il doppio, ma minimo siamo sul doppio. Però al momento quelle di cui verrà ripresa la riscossione sono queste. Nel dettaglio abbiamo 6 milioni e mezzo di cartelle sotto i 1.000 euro, 1 milione e mezzo sotto da 1.000 a 5.000 e 1 milione e mezzo che sono quelle di cui parlavi te, che sono sopra i 5.000 euro. Il 90% del totale di queste cartelle è di cartelle sotto i 5.000 e il 73% addirittura sotto i 1.000. Quindi abbiamo fuori 65,8 milioni, che è il costo del rinvio, quindi sostanzialmente il costo di queste cartelle che stanno per uscire e che è stato rinviato, ma che incidono poi sull'indebitamento netto. Vabbè, questo è un numero che non interessa. Quello che interessa è capire adesso questi 9 milioni di contribuenti che riceveranno queste cartelle, se saranno in grado di pagarle o meno, anche per 1.000 o 5.000 euro, perché non dobbiamo dimenticare che questa crisi magari ha tolto il lavoro a chi deve anche 1.000 o 5.000 euro, e allora non ci sono neanche quelli. Mauro, facciamo attenzione a questa data che purtroppo non è più lontana, ma davvero è alle porte. Parliamo del 16 ottobre. Fissiamoci questa data nella mente, perché dobbiamo iniziare ad agire oggi immediatamente per difendere e tutelare le aziende. Attenzione, perché sarà un momento davvero complicato e secondo me potrà essere ancora un momento difficilissimo per quel che riguarda la ripartenza. Potrebbe per diverse aziende essere un momento delicatissimo e ci sarà bisogno di avere davvero persone preparate per la giusta difesa. Chiedo a questo punto alla regia se siamo pronti di mandare comunque una risposta alle domande che sono arrivate durante la settimana. Ex Equitalia può notificare un nuovo atto della riscossione nel periodo di sospensione previsto dal decreto agosto? No, nel periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può effettuare la notifica delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Allora Mauro, innanzitutto vedo le risposte di questa seconda, grandi, piccoli, effettivamente non è semplice riuscire ad indovinare che cosa accadrà. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo e lo scopriremo. Ma stai vincendo tu, Carmine. Io vedo scorrere le risposte e sono quasi tutti d'accordo con la tua tesi. No, che non è detto che sia quella giusta, però è quella, a mio avviso, che può avere più un senso proprio a livello aziendale. Quindi concentrare poche risorse, avere un impatto maggiore, anche perché ricordiamocelo, Mauro, che qualunque azienda, se ha un credito e non lo segue, ogni giorno che passa, ogni giorno è più difficile recuperarlo. Certo. Magari un debito piccolino di 1.000 euro, adesso l'intimazione di pagamento te la mando oggi o te la mando fra un mese, giusto per toglierti il problema, comunque la pagherai, per non avere comunque problemi di un pignoramento. Magari sei un dipendente, hai paura del pignoramento dello stipendio. Ma infatti vedi Carmine, qua incidono poi degli elementi che sono molto interessanti secondo me, e bisogna parlarne, no? Perché c'è una risposta che diciamo, non è che io sia dell'idea che andranno prima i più piccoli, no? Però la risposta è interessante perché è trasversale, cioè i piccoli imprenditori per attaccare i beni personali. Che cosa vuol dire?
Vuol dire che è vero che sicuramente ci sarà una scelta strategica, che è quella che dici tu, ma è altrettanto vero che i mezzi che sono in possesso di agenzie entrate in riscossione permettono di vedere chi ha dei beni e chi non ne ha. Non dimentichiamolo. Questo significa che se a una prima scrematura si dovessero accorgere che chi ha dei beni deve di più, è chiaro che vanno a aggredire subito quello di cui vedono l'esistenza di immobili, la casa di abitazione, una bella vettura, le disponibilità di quote societarie, dei conti correnti con sopra dei denari. Quindi tendenzialmente, se ci sono tante cartelle che non hanno pagato per 5.000, scusami, faccio un'analisi un po' più, diciamo, un po' con un taglio diverso, può essere che siano persone che invece beni non ne hanno e quindi, o Però comunque. Mauro, io credo che in questo momento interessano ben poco gli immobili. Io credo che in questo momento l'unica cosa che interessa è la cassa. Quindi andranno solo e esclusivamente dove c'è cassa. Non credo che oggi abbia senso fare un'attività ordinaria, cioè quella che si fa sempre ovviamente di riscossione, dove tu andando a cercare di recuperare il tuo credito vai da chiunque. Oggi, a mio avviso, essendo selettivo, andranno ad utilizzare forse oggi più che mai veramente le banche dati. Certo, e questo è molto importante per chi deve reagire, perché comunque che il suo debito sia grande o sia piccolo, che abbia disponibilità o meno, una cartella esattoriale ti impedisce di vivere pienamente nella economia del paese, nei consumi, perché sei sempre che hai paura di non poter comprare qualcosa, non ti puoi intestare niente, hai paura di non poter lasciare niente ai tuoi figli. Quindi che tu abbia una cartella da 5.000 o da 100.000, che tu abbia chissà quali beni, devi risolvere, cioè bisogna prenderla il più presto possibile in maniera tale che anche se hai pochi beni o se hai delle cartelle non grandi, tu possa affrontare il problema e risolverlo prima che diventi invece irreparabile. Mauro, ma giusto per non far sentire gli imprenditori soli, com'è la situazione fisco in Italia? Quindi agite per la discussione. Sì, queste sono le dichiarazioni. Allora, intanto ragioniamo sulle dichiarazioni del direttore Agenzie Entrate, il dottor Ruffini, che è anche presidente di Agenzie Entrate. Mi permetto di rispondere ad un'affermazione. Di cassa ce n'è ben poca in giro. Attenzione perché non è proprio così, perché i risparmi in Italia sono aumentati. Quindi attenzione, che le Inizialmente. banche dati e quello che volevo dire andranno a pescare laddove dovessero andare, come diceva Mauro, rispetto, quindi non la mia idea, ma rispetto ai piccolini, dove c'è cassa vuol dire depositi sui conti correnti, che Certo, sono assolutamente. aumentati in questo periodo. Certo, diciamo che da questo punto di vista, se dovesse, adesso entriamo subito nel dettaglio del numero dei contribuenti che hanno debiti col fisco, ma solo per chiudere il discorso che hai aperto, oggi l'Italia è il paese con il maggior importo di depositi bancari disponibili. Ci sono 1.400 miliardi, 1.500 miliardi di depositi bancari disponibili per gli investimenti ed è quello lo sblocco che è necessario fare e il relax, cioè diciamo l'assicurazione, la confidenza, la fiducia da dare agli investitori nel sistema economico e anche nella sua ripartenza. E questo è un lavoro importantissimo che bisogna fare. Per arrivare invece al discorso delle attività di recupero, noi dobbiamo sapere che Ruffini, il direttore appunto Agenzie Entrate e presidente della riscossione, ha fatto due interventi quest'anno. Uno l'ha fatto ad aprile e uno l'ha fatto poi a giugno. Ne fa parecchie. Diciamo che i due più importanti sono stati questi, nei quali ha dettagliato, ancora a settembre, il 14 settembre, ha dettagliato esattamente come sono composte le famose infose 1.000 miliardi di cartelle esattoriali e qui vediamo il dettaglio della distribuzione tra la popolazione. Allora, sono interessati da debiti fiscali 18, quasi 18 milioni di contribuenti. Ora, considerato che se mi è permesso, siamo 60 milioni di persone, ma popolazione lavorativa non è neanche un terzo, perché abbiamo ovviamente i pensionati di anzianità e di vecchiaia, i pensionati di invalidità, gli studenti, le casalinghe, quindi abbiamo tutta una serie di lavoratori, di non lavoratori, i disoccupati,
che sono più di 35-40 milioni, quindi alla fine in Italia lavorano circa 24 milioni di persone, di cui 4-5 milioni partite IVA e il resto sono divisi fra lavoratori pubblici e lavoratori dipendenti. Questo vuol dire che 18 milioni di contribuenti sono tutti quelli che lavorano, perché i debiti ce l'avrà bene chi lavora, non c'è nessuno che possa dire di non avere un minimo di debito col fisco, ce l'abbiamo. Ma questo è un aspetto importante, Mauro, perché facciamo vedere questa slide? Perché spessissimo c'è un atteggiamento di, comunque, gli imprenditori hanno vergogna del fatto di avere posizioni debitorie con il fisco. Quindi il motivo per cui sottolineiamo spesso questo dato è per far comprendere che con quella pressione fiscale contributiva che abbiamo visto prima, il 64% totale, la normalità è avere problemi con il fisco. Certo. Perché è una pressione fiscale contributiva che non è sostenibile, altrimenti questi dati non avrebbero senso. Esatto, non ce la può. Allora, non è che vogliamo fare, diciamo così, delle affermazioni generalizzanti, generiche, no? Ma questa è la verità vera di un sistema economico che è ai limiti della sopravvivenza, no? Quindi abbiamo 4-5 milioni di partite IVA, dove magari ce ne sono 100.000-200.000 che riescono ad avere delle vere posizioni di rendita, di reddito, di proficuità, e riescono a sanare tutte le posizioni fiscali, ma gli altri 4 milioni purtroppo vivono perché riescono in qualche modo, o almeno riuscivano fino a 2 anni fa, e infatti da 2 anni che è aumentata la pressione anche a livello percettivo proprio, concreto, operativo, perché mentre prima riuscivamo ad esempio a pagare l'IVA entro l'anno successivo, adesso ci hanno messo le liquidazioni periodiche e l'avviso bonario ti arriva dopo un mese invece che dopo un anno. E perché questo lo dico? Perché purtroppo l'evasione e la sopravvivenza, che nessuno di noi caldeggia e che per carità dobbiamo evitare a tutti i costi, ma dopo hanno eliminato gli sprechi. Esatto, sì, infatti, ma voglio dire, è una situazione nella quale chi lavora 18 ore al giorno e arriva a casa la sera stanco, stravolto, e deve spiegare alla famiglia che non ha potuto stare coi ragazzi, coi figli, con la moglie, perché ha dovuto lavorare per fare cosa? Per pagare le tasse. No, non lo dico, cosa? Per avere debiti con le tasse, perché magari un proprio cliente è fallito, ha avuto problemi, non è riuscito a pagarlo, e lui comunque con il sistema attuale, nella stragrande maggioranza dei casi, deve comunque pagare le imposte. Esatto. Poi il cliente è fallito e io ancora non posso neanche dedurre il costo del mio credito. Sì, o addirittura ho fatto un servizio a una società di Stato e non mi hanno pagato, il mio credito rimane lì sospeso. Non è sempre così, è chiaro, però questi casi esistono e sono una grande maggioranza. E purtroppo qui si vede il risultato, perché il risultato è che questi debiti col fisco ce l'hanno 18 milioni di italiani. E quindi vuol dire che è un problema sistemico, strutturale, è una cosa sulla quale bisogna trovare una soluzione. La soluzione è quella riforma fiscale che viene proposta? Noi non lo sappiamo, così a occhio per ora non sembra, insomma. Mauro, l'altro aspetto è che comunque nel 2019, ricordiamo, giusto per comprendere, guardiamo la storia per vedere che cosa accadrà domani, i fermi amministrativi erano triplicati e c'è stato il 40% in più di pignoramenti nel 2019. È stato questo l'effetto del famoso passaggio da Equitalia a Agenzia delle Entrate e Riscossione, quando Agenzia delle Entrate ha potuto, ma legittimamente non lo diciamo perché non si dovesse fare, lo diciamo perché purtroppo, e purtroppo ovviamente sotto il profilo di chi vorrebbe pagare le imposte ma non riesce, si è creato questo passaggio della riscossione in mano allo Stato, tanto che tutti i dipendenti che prima erano privati sono diventati pubblici, e adesso questa macchina può utilizzare direttamente ed immediatamente una serie di strumenti che prima non poteva utilizzare. E questo ovviamente consiste, poi si verifica, si manifesta, ecco, si manifesta in che cosa? Nell'aumento a dismisura delle misure cautelari. E ovviamente fra queste misure cautelari i pignoramenti dei conti correnti, i fermi amministrativi dei beni iscritti nei pubblici registri, i pignoramenti immobiliari che sono aumentati a dismisura e che in qualche modo toccano milioni di persone, anche sulle prime abitazioni. E quindi chiaramente questo mette a disagio
certamente questi milioni di italiani che vorrebbero comunque rispettare le norme di legge e pagare il fisco, ma che non ci riescono, perché io credo veramente che pochi non desiderino pagare le imposte, magari anche se parliamo di Mauro, non corretti. Nessuno desidera pagare il 65% tra contributi e tasse, nessuno, è una follia pensare il contrario, di avere un socio di maggioranza che quando le cose vanno bene si prende il 65% e quando le cose vanno male ti chiede il 65% più sanzioni di interessi, quindi nessuno. Poi se vogliamo dire altrettanto nessuno non sarebbe felice di pagare un 20-25% di tasse, credo che anche qui una stragrande maggioranza sarebbe ben felice di contribuire comunque ai servizi di tutti quanti. La stragrande maggioranza, mi sento di dire questa cosa, di una fiscalità che sia onesta, di un rapporto con il fisco onesto. Ma noi che ovviamente guardiamo tantissime newsletter, guardiamo riviste, ogni giorno è l'Agenzia delle Entrate ha detto questo non si può fare, l'Agenzia delle Entrate ha detto questo non si può fare, tributari hanno detto che comunque l'imprenditore sbaglia, cioè è un continuo trovare posizioni di difesa. Sì, ed è una cosa che è assolutamente da cambiare. Questo, ecco, in una riforma fiscale, e questo lo dico per i miei tanti anni di esperienza, per quello che vedo, quello che vediamo tutti i giorni, la cosa che assolutamente è inaccettabile, perché priva la libertà al cittadino, toglie al cittadino un diritto sacrosanto, è quella di interpretare le leggi secondo quello che pensa l'Agenzia delle Entrate. Non esiste al mondo, l'Agenzia delle Entrate non può decidere degli intenti di chi fa le leggi. Chi fa le leggi le fa con un certo scopo. Non è che poi arriva l'Agenzia delle Entrate e dice: ma questa legge il legislatore l'ha fatta, ma io la voglio interpretare in modo restrittivo perché il legislatore ha fatto una cosa che magari non mi fa più andare bene con la cassa dello Stato. Perché quando ci troviamo invece in tribunale, scusami Mauro, e abbiamo i giudici che per legge diventano imprenditori? Sì. E ne abbiamo visto, guarda, ne stiamo vedendo di tutti i colori e lo sai, Carmine, ma quelle due clamorose di questa settimana sono incredibili. Abbiamo visto scritto su una sentenza di un giudice tributario, abbiamo visto scritto: purtroppo l'interprete tributario a volte si deve fermare alla forma e non può entrare nella sostanza. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che quel contribuente aveva ragione, ma ha preso 800.000 euro di imposte e sanzioni da pagare senza aver mai evaso un euro, perché la forma impediva alla giustizia tributaria di dargli ragione. Ecco, quando arriviamo a queste cose vuol dire che il sistema ha sbagliato. E non quando arriviamo, ci siamo già arrivati. Sì, lo dicevo in modo, Ci siamo già arrivati ed è per questo, Mauro, che c'è bisogno ovviamente di difese professionali con esperienza, perché non è possibile affidarsi, perdonami Mauro, a persone che non siano preparate e che non abbiano un'esperienza proprio negli anni su queste specifiche materie. Nel frattempo chiedo alla regia di mandare la prossima FAQ, quindi la prossima risposta alle vostre domande. Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del periodo di sospensione. Il mio datore di lavoro può continuare ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge? No, già il decreto rilancio prevedeva un'importante novità a tale riguardo, infatti l'articolo 152 prevedeva che per i pignoramenti che avessero ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione o comunque indennità relative al rapporto di lavoro, fosse prevista una sospensione fino al 31 agosto 2020. Il decreto agosto ha previsto un'ulteriore proroga di questo periodo di sospensione sino al 15 ottobre 2020. Questo significa che il datore di lavoro fino a questa data non potrà procedere a trattenere le somme per i pignoramenti che siano stati azionati anche precedentemente rispetto all'entrata in vigore del decreto rilancio. Allora, una piccola premessa ad una domanda di Roberto che dice: attaccheranno tutti indistintamente, ma i grandi evasori o debitori avranno già trovato contromisure. Allora, ovviamente quando noi facciamo il Tax Show Live, quello che ci interessa, Roberto, è parlare alla stragrande maggioranza degli imprenditori, che non sono né grandi evasori, anche perché spesso e volentieri, purtroppo,
le dinamiche di questi grandi evasori sono internazionali e quasi esulano un pochettino dalle dinamiche che riguardano tutti quanti noi. Ma in questa trasmissione quello che ci interessa è dare strumenti, prima di tutto di informazione, per permettere agli imprenditori di conoscere quelli che sono i propri diritti. E questa slide ne è un esempio, Mauro, perché sì, purtroppo la stragrande maggioranza degli imprenditori, ad esempio, non ha affrontato anche in questo periodo l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, pur sapendo di avere delle posizioni debitorie, perché magari era convinta che, avendo fatto una rottamazione terra, ad esempio, avendo aderito, o comunque avendo richiesto una rateizzazione del proprio debito, non poteva più affrontare da un punto di vista di giudizio, quindi in tribunale, ed impugnare il debito con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Sì. Vai Mauro, vai. Sì, sì. Questo è, purtroppo questa è proprio la manifestazione concreta di quello che dicevamo prima, e cioè ti trovi davanti, e lo dico come professionista perché io sono stato su queste posizioni per molto tempo, prima che ovviamente arrivassero queste sentenze che invece Simone e te avevate già percepito. Simone, più di noi, essendo avvocato. Lo ricordo, Mauro, che all'interno del libro Liberati da Equitalia, un nome abbastanza forte che ormai ha 2 anni di storia e che a gennaio avrà già la 3ª edizione, e se andate a vedere nelle sezioni bestseller, diritto è primo da 3 anni, cioè è incredibile, Mauro, diritto primo da 3 anni. Beh, con orgoglio devo dire che questo è primo da 3 anni, quest'altro è primo da 1 anno e mezzo. Anche questo, diciamo, è un bel l'orgoglio. Grazie, regia, per aver fatto vedere il libro. Per dire che quando si fanno contenuti, bravo, di informazione, è così, scritti per gli imprenditori in maniera semplice e non scritti per professionisti, infatti devo essere sincero, alcune recensioni negative dicono è scritto in maniera troppo semplice. Ditemi se è una recensione negative. Negativa, sì. Questo argomento è scritto in maniera troppo semplice. Sì, perché capisci, se mantieni arroccata nella tua torre d'avorio la tua conoscenza, nessun altro la può sapere tranne te, no? Io dico che questi testi dovrebbero essere letti da tanti professionisti, e mi ci metto io per primo, no? Perché io ho questa attività da 35 anni, poi noi ci siamo incontrati da qualche anno, lavoriamo insieme. Beh, devo dire la verità, io non so se posso essere stato utile alla causa, ma sicuramente tu e Simone siete stati utili alla mia, nel senso che ho veramente cambiato modo di pensare, pur mantenendo il ruolo professionale. Perché il punto è proprio questo, questo è uno di quei casi che io magari ho sempre visto sotto il profilo degli accertamenti tributari e che vedo qua sulle cartelle esattoriali, che non sono mai state il mio pane e sono invece il pane di Simone e degli avvocati che sono specializzati come lui. E cioè, quando ti arriva un foglio dall'Agenzia Entrate e Riscossione che dice il contribuente che fa la rottamazione non può fare ricorso, tu che sei un ligio servitore dello Stato, un funzionario pubblico, un dottore commercialista, non è che vai oltre, dici al cliente guardate che se fate la rateazione e la rottamazione non potete fare ricorso. Ma ti viene naturale, perché quello che è scritto lì sopra non è vero, ma tu ci credi. Perché ci credi? Perché dici se l'ha scritto Agenzia Entrate e Riscossione ci sarà un motivo, come fai tu a dire che non è vero? E invece ecco che queste 2 sentenze ci dimostrano che non è vero. È proprio... Ma voglio aggiungere anche una cosa, Mauro. Io ricordo negli anni precedenti, quando insomma specialmente Simone portava avanti queste battaglie e si parlava con altri professionisti, avevano, guarda, sembra strano da dire, paura di fare comunque ricorsi contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Era incredibile, Mauro. C'era una paura tremenda, professionalmente parlando, di fare ricorsi contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione. E quindi è incredibile come trasferivano queste paure anche agli imprenditori. Quindi facevano in modo tale che questi non si facessero difendere per paura dei professionisti, che non volevano approfondire la materia per questi motivi. È così. È così, eppure deriva da purtroppo posizioni ataviche di sudditanza psicologica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, e tendenzialmente si è portati a dire ma c'è la circolare tale che dice che quel comportamento è sbagliato. E non è così,
Non è così, e poi lo vedremo presto anche in altre occasioni, stiamo preparando degli interventi sugli accertamenti tributari e ne vedremo tantissime di queste situazioni. Qua arriviamo. Io voglio far vedere questa slide prima di farne vedere l'ultima, dove voglio evidenziare quello che oggi non è più possibile ritardare, verificare la propria situazione. Oggi non è più possibile, siamo a meno 11 giorni, siamo praticamente alla ripresa delle attività di riscossione. E voglio ricordare una cosa, che non è che dal 15 riparteranno 20, 30, 60 giorni per ricevere un'azione. Se qualche imprenditore ha ricevuto un'intimazione di pagamento a gennaio, il 16 ottobre può ricevere il pignoramento sul conto corrente. Non arriverà nessuna dichiarazione, nessun documento, nessuna nuova cartella, ma direttamente il pignoramento il 16 di ottobre. Attenzione, è davvero una situazione pericolosa. E certo, e questi strumenti, insieme ad altri di cui abbiamo già parlato, ma oggi questi sono fondamentali, l'estratto di ruolo, la situazione debitoria, che si chiedono col modello RD1, è una richiesta... E anche online oggi, chiaramente. E anche online, certo. Beh, si compila online e si invia. E è una richiesta che ogni sei mesi dovrebbero fare tutti gli imprenditori, perché spesso sfugge anche un minimo avviso bonario, un bollo, un'assicurazione, chiedo scusa, una tassa di bollo, un IVA, un'imposta di registro, qualsiasi cosa, ti trovi con una cartella esattoriale, ti trovi con un pignoramento sul conto che ha dei riflessi devastanti anche sulla centrale rischi, anche sulla tua posizione bancaria, sul tuo rating, sulla tua capacità di merito creditizio. Quindi questo documento va chiesto almeno una volta ogni sei mesi e con l'attenzione di andare a guardare nella situazione debitoria, perché mentre l'estratto di ruolo forse è meglio che lo facciamo leggere a qualcheduno che è capace, qualche professionista specializzato, perché non è di facile comprensione. Invece nella situazione debitoria troviamo una cosa che tutti quanti capiamo subito. Ci sono due colonnine finali nelle quali c'è scritto se ci sono delle rateazioni in corso o se ci sono delle misure cautelari, procedure in corso. Se vedete che dove c'è scritto procedure c'è scritto sì, e allora lì dovete correre come delle lepri, perché vuol dire che le misure cautelari sono già partite e avete già da qualche parte il pignoramento, il fermo o l'ipoteca. Allora Mauro, abbiamo visto che la situazione sta per diventare, è drammatica da un punto di vista economico, sta per diventare quasi tragica per la ripresa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Non si può più scherzare ed è proprio per questo che oggi dico che bisogna prendere la propria vita in mano, decidere e governarla. È venuto il momento comunque di farsi chiamare direttamente, non c'è più tempo, perché ricordo quando lo dicevamo Mauro a marzo, l'abbiamo detto a maggio, l'abbiamo detto a giugno, l'abbiamo detto a luglio, ad agosto, a settembre, c'è tempo, è finito, non si può più aspettare. E il giorno in cui dovesse arrivare un pignoramento o una nuova intimazione di pagamento che ti dice hai 5 giorni, se ti arriva lunedì, entro venerdì devi saldare, altrimenti ti possono aggredire. E aggiungiamo una cosa, che quest'estate hanno anche allungato la vita delle, giusto Mauro? Delle intimazioni di pagamento. Sì, infatti, e questa è un'altra cosa importantissima da sapere, perché mentre, diciamo così, Agenzia Entrate di Riscossione non era sempre così solerte e puntuale nel rendere operative le misure cautelari dopo l'invio dell'intimazione di pagamento, aveva soltanto sei mesi di tempo per attivare la misura e qualche volta lo dimenticava. Questo era un vizio. Ed è un vizio. Erano quei vizi sui quali si poteva chiaramente lavorare per eliminare. Adesso, siccome si sono accorti, anche qua, non so se sia una misura di efficientamento della pubblica amministrazione, ma di sicuro non è una misura corretta nei confronti del cittadino. Siccome si sono accorti che tendenzialmente ci mettono più tempo, con una legge esce fuori che si possono fare queste, si possono attuare le misure cautelari non più entro sei mesi da quando è stata notificata l'intimazione di pagamento, ma entro 12 mesi, dando molto più tempo. Il fatto che abbiano, cioè bisogna saper leggere anche le misure giuridiche, il fatto che abbiano allungato da 6 mesi a 12 mesi deve far riflettere,
perché deve far comprendere che si sono resi conto che nei 6 mesi non ci stavano. Che cosa significa? Che tantissime azioni esecutive comunque sono ancora oggi impugnabili perché magari sono proprio a ridosso del lockdown, o sono state comunque azioni che si è potuto impugnare proprio perché non rispettavano i termini. Per dire che di vizi ce ne sono tantissimi. Tantissimo. Questo era uno di quelli. Quindi attenzione, perché quando bisogna affrontare il problema di Agenzia delle Entrate e Riscossione, o comunque vedremo anche di Agenzia delle Entrate, esistono tantissimi vizi. Abbiamo scritto il libro Libera di Raguidale, ne abbiamo messi tantissimi, ma fatevi chiamare, se sei un imprenditore non puoi più aspettare. Aggiungo che credo che siamo l'unica azienda in Italia che prevede il soddisfatto rimborsato sulle consulenze praticamente aziendali e legali, fatte perché siamo certi della qualità e del contenuto che diamo. Il che significa che fatta la consulenza di un livello altissimo, dove viene fatta un'analisi precedente anche all'appuntamento di tutta la documentazione, basta dire non sono rimasto soddisfatto. Mauro, 2%, l'1%, il 3%, adesso non so neanche quanti sono, sono talmente pochi le persone che hanno chiesto il rimborso, qualcuno ci sarà stato. Ma mi sembra che si contino sulle dita di una mano soltanto, mi sembra. Però posso dire che il nostro piacere in quel momento è dire istantaneamente ecco, prego, perché ci piace mantenere la parola. Esatto. Però questo per dire, se stiamo parlando di cifre importanti, se stiamo parlando di aziende, non è possibile oggi non immediatamente contattare comunque la CFC per trovare un professionista che ha 20 anni di esperienza e che possa inquadrare questo problema finalmente per difendere e tutelare la cosa più importante che secondo noi esiste in Italia, l'azienda, l'impresa, perché per noi è l'aspetto più importante, è l'elemento più importante che esiste in Italia. Crea valore, dà posti di lavoro e noi abbiamo il dovere e come missione quello che è difendere imprenditori, il che vuol dire difendere valore per il territorio, valore per il sociale, posti di lavoro e comunque persone assolutamente serene e contente. Questa è la nostra missione. Fatevi chiamare, approfittatene perché siamo a meno 10 giorni. A questo punto cosa dire? Ci vediamo settimana prossima, ricordatevi il libro ancora in edicole. Chiedo a questo punto alla regia di salutarci. Ci vediamo settimana prossima. Mauro, a lunedì, quando mancheranno davvero pochissimi giorni alla ripresa. Ciao Mauro. Okay.